Buongiorno a tutti, questo è il corso di metallurgia dell'Università di Cassino, primo anno ingegneria meccanica. Io sono il professor Francesco Iacoviello e il mio studio si trova al piano terra della facoltà di ingegneria, stanza 25. Il ricevimento, che come orario è valido per tutta la durata del corso, è dalle 14 alle 16 il mercoledì. In realtà questo orario, questa giornata, fra una settimana le cambieremo in base alle vostre esigenze, cioè se vedremo che avete dei problemi a poter partecipare all'incontro, che tra l'altro in realtà no, dovrebbe essere appunto possibile, bene, in quel caso cambieremo gli orari, insomma, però diamoci una settimana per portare tutte le lezioni a regime, poi fra una settimana decidiamo come cambiare eventualmente questo orario. Gradirei molto che voi utilizzaste questo orario e questa data, questo giorno della settimana. Terminato il corso, a partire da luglio invece potete tranquillamente venire in ufficio negli orari più o meno credete, ovviamente compatibilmente con la mia disponibilità, che non abbia altri impegni ufficiali. Telefono e fax è quello che vedete, lo potete utilizzare, mi potete telefonare senza nessuna difficoltà. Rispondo alla mail, tutte le mail della facoltà sono più o meno molto simili, sempre il cognome, a volte il nome puntato, nel mio caso è solo il cognome @unicas.it. Per le domande più semplici rispondo anche via mail, non a tutte, come scoprirete durante il corso in molti casi c'è bisogno di commentare dei diagrammi, di commentare delle figure, chiaramente via mail è tutto molto più complicato. Il sito didattico è http://webuser.unicas.it/Iacoviello, senza www perché sennò non ci arrivate. È un sito didattico all'interno del quale trovate tutto il materiale che riguarda diciamo i corsi relativi al gruppo di metallurgia, che sono appunto il corso di metallurgia, potete fare un attimo, metodologia metallurgica e metallografica al terzo anno, laurea triennale, e per il momento, perché potrebbero cambiare nel futuro, materiali metallici per impieghi industriali al secondo anno della specialistica, quindi fra 5 anni per chi di voi continuerà. All'interno di questo sito trovate un po' di roba, tutto in materia didattico, con l'eccezione appunto del testo che adesso andremo appunto a descrivere. Trovate tutti i lucidi scaricabili liberamente in PDF, trovate i lucidi utilizzati a lezione con le animazioni, come fa l'immagine, vi dicevo, un'immagine.iso, credo appunto tutti voi siete abbastanza abili nel poter utilizzare, con un file zippato, sono però 902 mega, quindi ci si mette con una DSL non troppo veloce un paio d'ore, non è tantissimo, invece scaricate un film, scaricate questo sostanzialmente, e la parola chiave per poter accedere è appunto quella che vi ho detto prima, non lo dico ora perché sennò rimane poi sul video. Per quanto riguarda invece altre cose particolari, c'è una pagina, anzi una pagina abbastanza lunga, con una serie di libri più o meno reperiti su web o da biblioteche, contenenti materiali storici. Ci sta il primo libro di metallurgia del Biringuccio del 500, per chi si diverte particolarmente si può dare un'occhiata, sono abbastanza simpatici come testi. Trovate, ci ho messo anche una chat per chi di voi si volesse divertire a chattare all'interno del sito per scambiarsi. L'idea sarebbe una chat a scopi metallurgici, chiamiamolo così, poi fateci quello che vi pare. Io non avrò nessun ruolo di coordinamento né di censura, non ci vado neanche sostanzialmente. Ci sarà anche un forum sul quale potete appunto mettere le vostre domande da portare ai vostri colleghi o chi sta svolgendo la tesi, per esempio, nel laboratorio di metallurgia ed economia industriale, che fisicamente si trova su questo piano di fronte all'aula 2S1. Voi lo frequenterete perché qualche cosa farete all'interno del laboratorio, sicuramente alcune prove meccaniche le faremo insieme, certo sarà complicato perché bisognerà dividervi in parecchi gruppi, però appunto sicuramente svolgeremo parecchie prove all'interno del laboratorio stesso, purtroppo frammentandovi in molti gruppi. Gli orari del corso, vi ricordo, sono quelli che troviamo in figura, e come abbiamo detto poco fa, le lezioni della mattina, quindi già a partire dalla prossima, a parte oggi pomeriggio, ma ci sarà appunto quella dopo il 1° maggio, praticamente abbiamo una serie di interruzioni. Sarà il 9:15, inizierà sia quella del martedì mattina che quella del mercoledì mattina, mentre invece quella del pomeriggio la teniamo alle ore 14, chiaramente non finiamo alle 5, finiremo qualche minuto prima perché appunto cerchiamo di accorpare i rientri. Il programma del corso. Il corso chiaramente in 6 crediti non riesce a raccontare la metallurgia, è impossibile perché appunto voi tra l'altro trovandovi al primo anno vi trovate anche ad avere un bagaglio culturale iniziale non particolarmente spinto dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista materialistico, quindi ci sono proprio delle difficoltà anche di linguaggio a volte, vedete molto spesso utilizzeremo un linguaggio, un vocabolario che non è di uso comune e quindi questa scelta ci porterà appunto ad avere un certo rallentamento nel raccontare ciò che potremo raccontare all'interno del corso stesso. Sicuramente faremo una piccola introduzione di chimica fisica, non vi spaventate,
accenneremo solamente ad alcuni concetti, ma non approfondiremo eccessivamente. Vi darò alcuni principi fondamentali con i quali potremo affrontare i processi, per esempio, di produzione degli acciai. Parleremo di reticoli cristallini, difetti cristallini, meccanismi di deformazione, cioè tutti quei processi microscopici che, se regolati, se in qualche modo guidati, gestiti, permettono di gestire le proprietà macroscopiche di acciai, ghise, leghe d'alluminio e compagnia bella. Quindi è fondamentale capire i micromeccanismi per poter gestire il macro comportamento. Vedremo insieme un bel po' di prove meccaniche, chiaramente finalizzate a materiali ferrosi, trazione, durezza, resilienza, tenacità, fatica, cercando anche di correlare il comportamento usuale di alcune delle leghe principali che andremo a studiare con appunto i risultati che potrebbero essere ottenuti. Alcune delle prove le svolgeremo anche in laboratorio. Andremo poi a parlare, più o meno in parallelo con il corso di chimica applicata, dei diagrammi di fase, ma in realtà chimica applicata, vi racconteranno, vi consiglio di seguire, perché appunto io poi molti concetti che verranno raccontati a chimica applicata li sfrutterò nel corso. Vi andrò a raccontare appunto i diagrammi di fase di parecchie leghe, di parecchie miscele di elementi. Noi ci focalizzeremo sostanzialmente su lega base ferro, quindi in pratica andremo ad analizzare anzitutto il diagramma ferro-carbonio nel dettaglio. Quando dico nel dettaglio vuol dire che, se non lo sapete a memoria, non superate l'esame. Ecco, questo è il dettaglio in cui desidero il diagramma ferro-carbonio, con temperature, andamento delle curve, concentrazioni chimiche. È una cosa che esigo sia appunto conosciuta nel dettaglio, perché vi occorre per la professione. Andremo a vedere insieme qualche cosina sulle leghe leggere, sostanzialmente a base alluminio, perché ci sono dei trattamenti termici basati proprio su questi diagrammi specifici, che appunto possono essere anche di grande interesse per quanto riguarda l'utilizzo in campo meccanico, quindi appunto il campo sul quale voi appunto state puntando nell'ottenimento di una laurea. Andremo ad approfondire i trattamenti termici, specialmente quelli relativi ad acciai e ghise. Sostanzialmente, diciamo che il nostro corso è un corso di introduzione alla metallurgia, ma sostanzialmente alla metallurgia ferrosa. I non ferrosi, lega alluminio, titanio, rame, eccetera, li affrontiamo in altri corsi proprio per motivi di temporale, altrimenti non riusciremo fisicamente. È un grosso limite, lo so, però appunto purtroppo il tempo è tiranno in questo corso, come tutti gli altri d'altronde. Diremo però qualcosa appunto su acciai e ghise, dove su acciai e ghise racconteremo i criteri di designazione, i criteri di classificazione, andremo a raccontare ciò che possiamo ottenere dalle diverse composizioni chimiche e dalla gestione del trattamento termico che appunto abbiamo fatto nei punti precedenti. Racconteremo qualcosa sulle leghe non ferrose, specialmente leghe a base alluminio, che appunto per una specificità del diagramma di fase possono risultare abbastanza interessanti per raccontarvi un processo di trasformazione a seguito di trattamento termico molto interessante. Diremo qualcosa, anche più forse di qualcosa, sulla metallurgia della saldatura. Attenzione, non racconteremo la saldatura come processo di giunzione fra due o più parti meccaniche, questo è argomento di un altro corso. Noi ci focalizzeremo su tutti i problemi che possono avere luogo all'interno di un manufatto metallico sottoposto a saldatura e possono portare alla rottura del pezzo. E quindi chiaramente, una volta conosciuti i problemi, l'auspicio è quello di riuscire anche a gestirli, chiaramente. Infine vi darò dei cenni di corrosione, cioè chiaramente tutti voi avete una realtà sperimentale della corrosione: l'infriata del vostro cancello di casa si corrode, la serrata del vostro garage si corrode. Bene, andando un po' oltre, racconteremo, oltre a qualche principio relativo alla corrosione generalizzata, anche daremo una serie di input, però un po' limitati purtroppo, relativi al fatto che esistono delle forme di corrosione non visibili a occhio nudo, ma che sono estremamente perniciose, estremamente pericolose e che possono portare a rotture del pezzo senza che macroscopicamente abbia luogo un attacco visibile. Queste appunto sono forme di corrosione localizzata, purtroppo tipiche di, per esempio, leghe particolarmente pregiate, tipo per esempio gli acciai ossidabili, che sono acciai pregiati, costosi, in cui il controllo della composizione chimica è appunto finalizzato anzitutto alla gestione della resistenza alla corrosione generalizzata, ma che appunto risultano poi essere suscettibili di attacchi corrosivi localizzati. Testi consigliati. Sicuramente vi consiglio, per superare il corso, di utilizzare i materiali metallici del professor Cavallini dell'Università di Roma La Sapienza e del sottoscritto. Lo trovate, vi ripeto, in questa libreria Ciolfi, che si trova sul corso, su via Rico De Nicola più o
meno all'altezza del comune, non è facilissimo trovarla aperta, per cui insomma, dovete andarci più volte, compratela dai vostri colleghi, fotocopiatela, insomma fateci quello che vi pare. È un testo, diciamo, che a livello di utilizzo per la professione non ve lo consiglio, nonostante abbia scritto io, perché è finalizzato a farvi capire la metallurgia, non a essere utilizzato nel corso della professione. Per fare questo ci sono altri testi, tipo appunto questi due, ad esempio, che vi sto per dire, che sono assolutamente molto più approfonditi e dal punto di vista della professione molto più utili sicuramente. Per quanto riguarda però il corso è contenuto completamente all'interno di questo testo e dei lucidi che trovate nel sito che vi ho appena appunto detto prima, http://webuse.unicas.it/iacoviello, dovete andare dentro metallurgia e poi dentro la pagina di materiale didattico. E all'interno di queste due pagine trovate tutto il materiale, di questa pagina trovate tutto il materiale che è previsto. Vi dicevo appunto, nel caso invece chi volesse approfondire pesantemente, i testi in italiano, in inglese, in francese, eccetera, sono infiniti. In italiano sicuramente vi consiglio questi due, ma vi ripeto, non sono anche piuttosto costosi di fondo, non sono indispensabili per superare il corso, ma per approfondimenti, per la professione, sicuramente in metallurgia del professor Nicodemi, oppure lo struttura e proprietà dei materiali metallici, il professor Cicada, sono testi ponderosi, sono testi che approfondiscono pesantemente molte delle cose di cui andiamo a raccontare e che chiaramente però appunto richiedono anche un impegno di studio molto più pesante. Per quanto riguarda il superamento di questo esame, però vi ripeto, il materiale che vi ho detto, le prime due parti, corredato con il file immagine dell'intero corso, corredato con le lezioni che stiamo riprendendo in questo momento e che saranno disponibili in streaming al più presto, credo che fra una serie di conversioni eccetera, la lezione di oggi e di oggi pomeriggio sarà disponibile verso giovedì, credo, perché purtroppo vi si richiede una procedura di montaggio un po' articolata per compattare un po' la dimensione del file, che altrimenti diventa eccessiva. Vi dicevo appunto, questo materiale è largamente sufficiente. Modalità d'esame. Bene, voi avete a disposizione due differenti modalità d'esame. La prima, la consiglio sostanzialmente a chi riesce a frequentare, non è obbligatoria la frequenza, come avete notato, il fatto che io metto su rete le mie lezioni richiede appunto, non è indispensabile che siate presenti, chi è particolarmente effervescente può anche non essere presente, in questo non vi sto invitando ad andarvene via, ma sostanzialmente la presenza, non essendo obbligatoria, anzi a questo punto essendo assolutamente volontaria, appunto richiede anche da parte vostra la massima attenzione. Comunque vi dicevo, a prescindere, sicuramente la prima modalità è quella secondo me preferibile per chi riesce a frequentare o chi riesce comunque a essere in linea con lo studio del corso. In pratica si tratta di due prove intercorso, una tipicamente verso la metà del corso, una tipicamente verso la fine del corso, in cui appunto voi verrete valutati mediante una prova scritta che adesso vi dirò come viene organizzata, e poi praticamente finito il corso ci sarà una prova orale, che chiaramente sarà estremamente snella, diciamo così, alla quale bisognerà presentarsi con il libretto o in sua mancanza con un documento di identità valido. Altrimenti, in alternativa, nel caso voi scegliate diversamente, oppure veniate bocciati in una delle due prove, per essere bocciati bisogna non superare entrambe le prove con almeno 18 trentesimi, c'è una prova scritta seguita da orale, dove è indispensabile in questo caso prenotarsi, quando dico indispensabile vuol dire che se non mi prenotate non vi faccio fare l'esame, e presentarsi all'orario indicato. Quando dico indispensabile presentarsi all'orario indicato vuol dire che se vi do due ore per lo scritto, come vedete fra un attimo per la prova scritta, se vi presentate mezz'ora dopo avrete mezz'ora in meno, quindi dal punto di vista mio sempre due ore dura. La procedura è esattamente quella che vedete qui in figura. In realtà per le prove intercorso e per le prove d'esame la procedura è molto simile, solo che chiaramente la prova d'esame accorpa le due prove intercorso sostanzialmente. Vediamo la prova intercorso tipica. La prova intercorso tipica si costituisce di una domanda preliminare. Ad esempio, nella prima prova intercorso, la domanda preliminare sarà sempre la descrizione, il disegno del diagramma ferro-carbonio. Quindi quello dovete saperlo a memoria. Domanda preliminare che non vi dà punteggio, ma che io utilizzo solo per decidere se correggere o meno il vostro compito. Quindi se non rispondete a quella, il vostro compito non lo considero. Dopodiché ci saranno 30 domande, diciamo la risposta multipla la maggior parte, oppure che richiedono brevissime scritte, due, tre righe, non di più, dove per ogni risposta mancata, cioè non data, dai 30 trentesimi tolgo un punto. Se invece la risposta è errata, tolgo 1,2 punti. Quindi chiaramente rispondere in modo errato viene penalizzato rispondere, rispetto a non rispondere affatto.
ogni prova delle due prove deve essere superata con almeno 18 trentesimi e la durata della singola prova è di un'ora. Va da sé, credo già che qualcuno di voi avrà già parlato un po' anche suo collega negli anni precedenti, c'è la pena di morte per chi tenta di copiare, di mettersi i foglietti nelle ascelle, nelle mutande, sui calzini, non sto scherzando, sono tutti episodi già raccontati, già visti, su chi se lo scrive sul tavolo, su chi si lo scrive in decalcomania, è inutile portarsi i foglietti, deve portarsi solamente la penna, non si può usare il cellulare perché la tentazione di utilizzare le vaste memorie presenti nei cellulari è molto forte, e la pena per chi appunto viene beccato a copiare e o parlare e o leggere qualsiasi cosa è appunto l'espulsione e poi insomma l'eventuale rancore da parte mia, perché se mi ricordo la vostra faccia evidentemente sono mal disposto in fase di esame successivo. Ovviamente sto scherzando, ma non siete sicuri di questo. E per quanto riguarda un anno fu bellissimo, la racconto questa perché è un episodio di vita vissuta. Stesse minacce fatte a una classe, facciamo la prima prova intercorso con i miei colleghi, perché nella prova intercorso non sono solo, ci sono altri quattro colleghi che vi controllano, perché credo molto nel controllo in questi casi, perché fidarsi è bello, non fidarsi è molto meglio. In realtà appunto quella volta invece ero solo, controllai accuratamente, non ci fosse possibilità di copiare, e dopo mezz'ora mi accorsi che i ragazzi hanno disegnato un diagramma ferro carbonio grosso così sulla lavagna. Fu meraviglioso, perché non ebbi il coraggio di punirli perché era troppo bella come battuta, insomma. Quindi domande? No. E quindi diciamo in quell'occasione fu mi divertì molto, non ci riprovate, stavolta guardo la prima cosa che guardo è la lavagna, insomma. L'esame invece è praticamente l'accorpamento delle due prove intercorso, due domande preliminari dove la mancata risposta, anche solo una delle due, prevede come conseguenza la mancata correzione del vostro compito. 60 domande a risposta multipla, la maggior parte, alcune con delle brevi risposte richieste, e valutazione come segue: meno 0,5 punti per ogni risposta mancata, meno 0,6 punti per ogni risposta errata. Anche lì il minimo per passare all'orale è 18 trentesimi, quindi potete essere bocciati anche con 17 trentesimi, questo purtroppo va da sé, insomma. La durata delle prove è di 2 ore. In questo caso vi ricordo, prova scritta normale, che è indispensabile prenotarsi. L'unico momento in cui non è necessario prenotarsi è per la partecipazione alle prove intercorso, perché siamo noi sostanzialmente, e per quanto riguarda, e basta, solo la partecipazione alle prove intercorso. Per qualsiasi altra attività bisogna assolutamente prenotarsi. Domande fin qui? Fatele ragazzi, perché, ragazze, perché non è possibile che siamo completamente chiari, perché già comincia a far caldo e sbarello. Tanto non venite ripresi, quindi qualsiasi frescaccia possiate chiedere risulterà anonima, insomma, quindi la cosa dovrebbe confortarvi. No? Vabbè, continuiamo, usciamo solamente fuori le domande. Bene, le date delle prove. La bellezza viene già scelta adesso, non mi devo coordinare con nessuno, quindi queste sono le date delle prove dell'esame di metallurgia per l'appello, per la fascia estiva sostanzialmente, perché già le ho decise, comprese le aule. 5 luglio, 26 luglio, 3 settembre, 18 settembre, sempre in aula 1S1A. Allora, questa sigla che vuol dire? Primo seminterrato, aula 1A, che vuol dire praticamente l'ex aula seminari, quella più grossa sostanzialmente, uscita dalle scale sulla destra, non potete sbagliare, poi se sbagliate, insomma, vuol dire che siete stati poco in questa facoltà. Orario sempre alle 9, 2 ore per la prova scritta. Nel pomeriggio correggo, i risultati vengono messi online su rete nel tardo pomeriggio e il giorno successivo ci sarà la prova orale, stessa ora, stesso luogo. Presentarsi in ritardo alla prova orale vuol dire aver perso lo scritto, quindi vi raccomando di essere presenti. Per partecipare agli appelli è indispensabile prenotarsi. Perché è indispensabile? Io devo sapere quanti siete, perché se per caso siete 400 improvvisamente cambio l'aula e vi prendo un'aula più grande. Io ho preso un'aula di medie dimensioni, ho previsto appunto che la maggior parte di voi con mio sommo piacere, con vostro sommo piacere, supererà le prove intercorso, quindi ci rivedremo solo se vorremo al terzo anno e al quinto anno, ma purtroppo potrebbe ciò non avvenire. Tipicamente le percentuali di bocciatura sono il 50% alla prima prova intercorso e un altro 20-30% alla seconda, ecco. Quindi diciamo che su 10 persone che partono per fare prova intercorso, 3 arrivano alla fine, ecco. Questi sono i numeretti, tanto per darvi,
statistiche. Ormai dopo 10 anni che faccio questo corso con questa procedura, la media è questa, insomma, sostanzialmente 3 su 10 però super fra intercorso. Se arrivassimo almeno a 4 su 10, visto anche l'ausilio del web con le lezioni online, mi auguro ovviamente che appunto possiamo arrivare a numeri molto più ampi, senza che io debba per forza abbassare lo standard di selezione, perché veramente mi intristirebbe moltissimo. Presentarsi allo scritto e all'orale o con il libretto, mi hanno detto però a volte qualcuno di voi deve ancora non averlo il libretto, almeno un documento valido. Quindi nel corso della lezione, delle lezioni andremo sempre via via a conoscerci, però diciamo che per le prime volte avremo purtroppo bisogno di riconoscerci appunto in maniera più ufficiale. Prego. Ma l'orale? Sì. Il giorno dopo lo scritto, ma si conserva oppure? No, non si conserva nulla. Considerate questo, allora, l'orale superato con 18 trentesimi la sua prova scritta, l'orale diciamo viene calibrato sui suoi desideri di voto. Se lei sta puntando con 18 trentesimi al 30 e lode, la scortico, fra virgolette, ovviamente. Se lei ha preso 28 allo scritto, l'orale sarà ovviamente, non dico nome e cognome, ma poco ci manca, insomma. Se lei ha preso 18 e punta al 19, anche lì sarà più soft. In qualche modo contrattiamo sin dall'inizio cosa sta puntando lei. È chiaro che se si risponde male c'è anche il rischio di essere bocciati, insomma. Non dico che lei può arrivare e dire stop, però insomma, praticamente se diciamo che non c'è una pulsione molto spinta a incrementare notevolmente il vostro voto, sostanzialmente l'orale può essere un commento dello scritto o poco più. Se invece lei vuole stravolgere il voto dello scritto, cosa secondo me giustissima, insomma lecita, assolutamente lecita, però anche lecita da parte mia approfondire la sua conoscenza in modo, ecco, gli artigli, insomma, mimicamente appunto rappresentavo bene quello che appunto l'approccio, cioè in qualche modo graduo il livello di analisi in base anche al suo desiderio di votazione, insomma, quindi sarà in questi termini qui, insomma, l'approfondimento. È possibile stravolgere sicuramente il voto dello scritto per il fatto però di essere sottoposti a un orale molto approfondito, questo ve lo dico proprio di cuore, insomma. Orale meno approfondito vuol dire sostanzialmente un commento dello scritto e degli errori fatti nello scritto, un orale approfondito vuol dire proprio fare un'altra cosa e ci mettiamo a tavolino con però il rischio anche da parte vostra di essere bocciati. Ok? Altre domande? Qui stiamo, non so se avete capito, stiamo cercando di stipulare una sorta di contratto, io vi sto dicendo in cosa consiste quello che avete comprato, dopodiché sarete nelle mie mani per i prossimi 2 mesi. Per chi di voi dura molto di più potrebbe essere 3, 4, 5 mesi, perché poi dipende quando riuscite mai a passare l'esame, insomma. Prego. Per chi studierà le prove intercorso? L'orale? L'orale anche lì, guardi, le prove intercorso sostanzialmente, la prova intercorso, non sono visto addirittura dalle stesse domande, è in pratica una prova scritta spezzata in due, non ci sono differenze, anzi addirittura la prova scritta degli appelli è in pratica costituita da 2 prove intercorso mischiate insieme sostanzialmente, quindi anche lì per l'orale lei può presentarsi e dirmi mi va bene il voto dello scritto e praticamente verbalizziamo, magari vediamo insieme lo scritto, perché tra l'altro guardate che ricontrollare lo scritto, a parte un vostro diritto, ma insomma io avendo 60, 70, 80 persone posso essermi sbagliato, perché non è detto che io sia perfetto nella correzione, quindi appunto riguardiamo comunque gli scritti. E magari può uscire fuori la domandina su una determinata domanda, una cosa magari non chiara, la maggior parte delle domande sono risposta multipla, ma alcune bisogna scrivere qualcosina, ecco, potremmo approfondire qualcosa del genere. Se le ripeto, sostanzialmente lei vuol confermare, diciamo, il voto dello scritto. Per la data, ecco, scusate, ha ragione. Per quanto riguarda la data dell'orale, per le persone che hanno superato il proprio intercorso, sostanzialmente venite fra virgolette quando vi pare, però sempre in corrispondenza degli orali degli appelli da me messi, banalmente perché quella è la sede di verbalizzazione, d'accordo? Chiaro, non mi venite a dicembre, non c'è motivo, insomma, bene, non siate timidi, insomma, a meno che non vogliate fare, appunto, avete avuto 18 e volete stravolgere, a quel punto liberissimi, praticamente vi tengo il voto per quanto riguarda il intercorso più o meno in eterno, sempre per il fatto che il computer non mi abbandoni, non mi si formatti, a quel punto purtroppo, diciamo, ho dei backup, ma insomma, ecco, non ci contate troppo. Qui, diciamo che insomma potete venire in qualsiasi fase di appello orale. Considerate che nella sessione estiva gli orali sono sempre il giorno dopo, come vi ho fatto vedere. Poi però, grazie a Dio, la maggior parte di voi gli esami li supera nella sessione estiva sostanzialmente. Poi nelle sessioni successive, quella invernale, quella autunnale, quella invernale, in realtà
scritto e orale sono nella stessa giornata, per cui in pratica ecco, quel giorno, nel caso vogliate appunto propagare la durata del vostro proprio intercorso anche alla sessione di Natale, lì vi consiglio di passare il giorno dello scritto, perché praticamente si fa tutto in giornata. Normalmente le sessioni successive restano pochi studenti, quindi questo può essere per voi di conforto. Va bene? Gli esami fatti dal nostro gruppo, quello in cui vi trovate, se avete sbagliato di alzare andarmene, è metallurgia, per cui se pensate fosse un altro corso, no, avete passato mezz'ora col professore sbagliato. Primo anno, laurea, il docente sono io, ordinario di metallurgia, professor Francesco Iacoviello, se volete vedere il mio curriculum sta sul sito, buon dirti, non è aggiornatissimo in realtà. Il corso invece di indirizzo, metodologie metallurgiche e metallografiche, è tenuto dal professor Di Cocco, il collega che avete visto prima a darmi una mano a montare tutto l'insieme di device. È un esame, allora come vedete questo esame è un esame abbastanza teorico, perché purtroppo qui partiamo da zero, ragazzi. Alcuni di voi hanno fatto l'istituto tecnico, alcuni hanno fatto il liceo scientifico, altri il classico. Chi ha fatto l'istituto tecnico alcuni concetti già ce li ha, ma ce li ha più dal punto di vista pratico piuttosto che dal punto di vista teorico. E qui state in ingegneria, per cui dovete unire insieme pratica e teoria. Per quanto riguarda invece il corso di metodologie, metallurgiche e metallografiche, il professor Di Cocco vi fa un corso pesantemente sperimentale. Cioè lì vi sporcherete parecchio le mani, infatti puntiamo sempre a avere meno studenti, nel senso che poi in realtà è fondamentale lì avere una classe di 7-8 persone, non di più, se sarete 30 ci organizziamo ugualmente, insomma. Però oggettivamente è un corso, essendo pesantemente sperimentale, noi abbiamo un laboratorio molto ben strutturato, oggettivamente ormai dopo 15 anni siamo in grado di poter dire che come laboratorio metallurgico nel centro-sud Italia è di buon livello effettivamente, e quindi siamo in grado di farvi un corso sperimentale di buon livello, però purtroppo il numero delle macchine disponibili è ridotto e quindi diciamo che siamo strutturati per fare un corso su 7-8 persone. Un numero maggiore ci crea qualche difficoltà, ma se venite vi accoglieremo, questo è chiaro. Il corso di materiali metallici per impieghi industriali, secondo anno, laurea magistrale, è un corso ottenuto da me invece, diciamo una via di mezzo fra i due precedenti, cioè c'ha certamente un po' più di teoria rispetto al corso precedente, un po' meno, un po' più di pratica rispetto al corso iniziale. Tipicamente il numero degli studenti che partecipano sono 5 o 6, quindi diciamo che è un numero, chiaramente siamo al quinto anno, voi sarete di meno purtroppo, c'è stata una selezione, e quindi effettivamente quelli poi pesantemente motivati sono sempre di meno, e allora è un corso secondo me interessante. Diciamo che approfondiamo, a quel punto voi siete molto più maturi, entrate al quinto anno, siete molto più maturi, avete molto più bagaglio culturale sul quale posso basarmi per fare un corso un po' più approfondito, per cui utilizzando chiaramente i concetti già raccontati da metallurgia, i concetti già da metodologia, chiaramente vi faccio una prima lezione di ricordo della metallurgia e delle metodologie, ma approfondiamo una serie di concetti, per esempio relativi alle leghe non ferrose, per esempio relativi a meccanismi di danneggiamento non usuali, quello per esempio da freddo, da caldo, da radiazioni, da attacchi corrosivi. Lì andremo a fare però la corrosione, ma la facciamo in modo molto più approfondito rispetto a quelle poche nozioni che vi posso raccontare nelle poche ore che dedicheremo in questo corso di metallurgia. All'interno del laboratorio di metallurgia ed economia industriale, sempre ripeto quello che sta qui sempre al secondo seminterrato, e all'interno del corso di metallurgia organizziamo attività di tirocinio e di tesi. Gli argomenti sono più o meno quelli che vedete, in realtà questo elenco viene più o meno aggiornato in base anche a come noi cambiamo le nostre attività di ricerca teorica, diciamo di ricerca di base e applicata. Resistenza alla corrosione, resistenza al comportamento meccanico di materiali ferrosi e non ferrosi in ambiente neutro o in ambiente aggressivo. Da qualche tempo ci occupiamo anche di analisi di immagine quantitativa e di caratterizzazione di materiali frenanti. Fra l'altro, appunto, a parte la struttura che vedete qui, abbiamo aperto un secondo laboratorio presso l'ITIS di Cassino, per motivi di spazio, come vedrete abbiamo problemi di spazio abbastanza spinti, abbiamo un laboratorio distaccato presso l'ITIS qua di Cassino alla Forcara, dove abbiamo una serie di macchinari per testare prove di usura, ad esempio, su materiali frenanti, per cui quella è una parte del laboratorio che appunto è distaccata presso l'ITIS di Cassino. Sono appunto tutti argomenti presso i quali potete svolgere sia attività di tirocinio, più o meno dovreste aver già capito di cosa si parla, sia attività di tesi. Quando unite insieme tesi e tirocinio, sostanzialmente l'impegno che esce fuori è assimilabile a una tesi vecchio stile, quindi esce fuori anche un lavoro abbastanza corposo, abbastanza anche bello da vedere. Infine, in questa prima presentazione che appunto noi andiamo a raccontare in questa lezione,
trovate la lunga lista, queste sono solo alcune, in realtà ci sono altre due pagine, di siti che ho utilizzato per produrre questi lucidi. Io disegno in modo pessimo, purtroppo, e quindi non ho potuto fare altro che reperire da internet lucidi, materiale messo più o meno a disposizione, sicuramente disegnato e prodotto molto meglio di quello che potevo sviluppare io. Il mio lavoro ha consistito nell'accorparlo e nel renderlo organico rispetto appunto alle finalità del corso. Come vedete, la lunga lista è quella che vedete, in realtà non è neanche una lista esaustiva, alcuni me li sono dimenticati come siti, però ovviamente appunto vedete qua una lista abbastanza corposa, e praticamente ci ritroviamo con una lista che vi consente anche, è riportata nei lucidi eccetera, di andare a vedere per conto vostro, se avete delle curiosità un po' particolari, ed approfondire il materiale su rete, che oggettivamente è veramente pesante, veramente notevole insomma. Vi dico, questi lucidi, questi indirizzi sono aggiornati allo scorso anno in realtà, quindi alcuni di questi siti potrebbero essere spariti in effetti, però ho fatto un po' di controlli a campione e mi sembrano ancora confermati tutti quanti, per cui non ho trovato buchi improvvisi insomma, però non vi garantisco che siano ancora tutti attivi. Diciamo, l'ultimo controllo l'ho fatto qualche mese fa, ho fatto anche delle aggiunte rispetto appunto a qualche mese fa, però non sono certissimo che siano ancora tutti quanti vivi attivi, però sono quelli che ho utilizzato certamente per sviluppare gli lucidi del corso e per inserire le numerose animazioni che vedrete all'interno del corso. Diciamo, la mancanza delle animazioni all'interno del sito, rese disponibili proprio come file, è dovuta al fatto che, non essendo miei, non posso venderli come miei, evidentemente, sono tutti antidegati ai siti dai quali l'ho prelevate. Per questo motivo esiste una parola chiave sul file zippato che ho messo appunto in immagine. D'accordo? Qualche domanda adesso, così dopo qualche domanda faremo una piccola sosta? Su, ragazzi, questa è la fase contrattuale, per cui non dico che potete contrattare le procedure d'esame, ci mancherebbe, insomma, né le procedure di punizione nel caso in cui copiate o veniate beccate a copiare. Anche lì, quando farete quella prova intercorso e o le prove d'esame, se fate pipì prima è meglio, se vi presentate con le bottiglie d'acqua prima è meglio, non vi impedisco di andare a bere, ma chiaro non sono contentissimo, insomma. E mettere fogliettini di carta nella camicia, l'abbiamo beccati nelle mutande di uno, insomma. Quindi detto questo, riusciamo a... potete anche essere per così anche nel caso di donne, perché abbiamo anche delle collaboratrici donne, insomma, evitiamo di farlo, insomma. Quindi, d'accordo? Qualche dubbio ancora? Tu, parlate con me, sto qui apposta, su, lei, laggiù, all'angolo, mi dica. No, niente. Lei è alto, si vede, per cui qualche dubbio? Su, ragazzi, questo è il momento giusto per cacciarli fuori. Non che dopo non vi rispondo più, anche perché poi purtroppo la prossima lezione, non quella di oggi pomeriggio, ma quella di mercoledì prossimo, che dovrebbe essere 2 maggio, giusto? Sicuramente dovrò sicuramente ripetere, non ripeto l'intera lezione chiaramente, ma 5 minuti di reintroduzione a tutti coloro che sono in questo momento impegnati negli esami, dovrò per forza di farlo. Quindi chiaramente la volta prossima cominceremo alle 9:15, ma 5-6 minuti dovrò per forza fare una rapida passata del lucido appena visti. Chiaramente non ci perderemo 3/4 d'ora sopra, insomma, è una cosa molto compatta ma assolutamente doverosa, perché purtroppo credo che diversi vostri colleghi manchino oggi, vero? Fatemi sicura testa, confortate, ho bisogno di conforto psicologico, quindi sì, ok, perfetto, magnifico. Dubbi, domande? La prima domanda della prova intercorso è il diagramma ferro-carbonio, la prima domanda della seconda prova intercorso preliminare è il diagramma di Scheffler, S-C-H-A-E-F-F-L-E-R, tanto lo ripeterò altre 1000 volte, ho detto apposta così velocemente, come chi la strocca, sono diagrammi che vanno saputi a memoria. Torniamo a una fase ottocentesca della lezione, cioè si devono sapere a memoria, e quindi non potete esimervi dal saperli e o trovare una modalità per copiarli. Non vi fate beccare, tutto questo vi becco e vi assicuro, mi ci impegno per beccarvi, venite puniti, insomma. Quindi è una sorta di gioco gatto e topo, io sono nel ruolo del gatto, insomma, e sono anche accompagnato da altri gattini, insomma, non mi mandano solo, insomma. Laggiù, lei che vuole, dica. Che si ridacchia, non riesco a essere così spiegato. Che ridà, faccia ridere anche a me. Va benissimo, ragazzi, 5 minuti per una sigaretta e ci riaggiorniamo fra poco.